sensazione di déjà vu, che sensazione di déjà vu. Come se Allora, fossimo in diretta. come se fossimo in diretta, cerco di ricordarmi delle parole, non so per cosa. Siamo stati assenti per una settimana, ma siamo ritornati. Siamo ritornati. Leonardo si è dimenticato di dire che gli sono cresciuti i capelli in questa settimana. Sì, però perché mi si No. sono cresciuti ancora di più, capito? Ma sembra un po' come il giorno della marmotta, e quindi ora Esatto, sappiamo ricomincio tutto da quello capo. che. Sì. Dopodiché, voi dovete soltanto fare una cosa: iscrivervi al canale. Quindi, due cose: abbonarvi, no, non c'è ancora abbonamento. Commentare, mettere mi piace. Quindi, dovete fare tre cose: non una, ma tre cose. E ci hanno già detto di fare la dinastia Vigliano, e noi la faremo. Non adesso, non in queste settimane, ma tra un mesetto più o meno si vedrà la dinastia Vigliano. Esatto. Iscrivetevi anche al canale, al gruppo Telegram del lato viola, che è qua sotto, più o meno sarà tra Enrico o quello che è, più o meno. C'è il link, vi iscrivete così parlate di Ugo De Lucia, di Sabiaschier, e basta, perché parlate solo delle cose importanti, del resto che ve frega. Che ci Quindi, frega. per chi ci segue ormai da 1500 anni, sa che se abbiamo messo la sigla vecchia, si parla di persone un po' più attempate. Puntata nostalgia. Operazione nostalgia, ma l'operazione nostalgia tocca a Leonardo questa settimana, quindi io ed Enrico ci grattiamo altamente le nostre parti intime e Leonardo. Voluto brainstorm. Bello, bello, bello. E io invece non bevo, ma vi parlo del pirata Morgan, il caro vecchio pirata Morgan, un po' sulla scia delle vecchie puntate di cui abbiamo parlato dei vari componenti di Los Infernales. Oggi parliamo del pirata Morgan, quello che è stato un po' più all'atere del discorso Los Infernales, ma andiamo con ordine. Il buon pirata Morgan all'anagrafe si chiama Pedro Ortiz Villanueva, è nato il 29 luglio 1962 e non è così. A Ciudad Nezahualcóyotl, comunemente chiamata Neza, perché sennò ci metti 4 anni e mezzo a dire tutto il nome, chiamata però così in omaggio al signor Acolmitz Nezahualcóyotl, che era un vecchio re azteco della città di Texcoco, cioè una regione più o meno intorno alla Città del Messico. Debutta sul ring il 7 febbraio del 79 con il nuovo ring name di Sikio Sama II, facendo coppia con Sikio Sama I. Già nell'80 però ha cambiato nome prendendo il proprio nome e cognome, ossia Pedro Ortiz. Con questo nome nel 1981 fa un match all'Arena Colosseum Tapatia Perl contro El Jalisco, dove durante la terza caída, logicamente siamo sull'1-1, subisce un grave infortunio. Anzi, possiamo dire che subisce l'infortunio, scritto bello in maiuscolo. Quando Pedro Ortiz prova un pescato su El Jalisco, che purtroppo si trova fuori posizione, Ortiz sbatte la faccia rovinosamente a terra, causandosi un grave infortunio all'occhio destro. Dopo un primo accertamento medico, viene deciso per l'asportazione chirurgica dell'occhio, costringendo così Ortiz a presentarsi sul ring con una benda. A questo punto cambia il proprio ring name da Pedro Ortiz a Pirata Morgan, in onore del vecchio corsaro Harry Morgan, XVI secolo. Nome con cui Scusa che Leo, chiamiamo anche oggi, prego. ma sarebbe stato molto più romantico se si fosse presentato come hai fatto vedere te così. Eh Con la mano. sì. Questo è il tuo capitano. No, scusa, vabbè. No, no, no.
Il buon pirata Morgan, diciamo, già tende subito a farsi riconoscere all'interno dei circuiti di lucha libre. Nell'83 vince il suo primo titolo, ossia il Mexican National Heavyweight Championship, battendo al Con Ortiz, per poi perdere questo titolo ben dopo 6 mesi. Da chi? Da un signore che, insomma, via, viene ogni tanto citato, il signor Rayo de Jalisco Jr. La vera svolta però ce l'abbiamo nell'85, quanto? Dopo che anni in cui ha girovagato un po' sì, un po' no, entra ufficialmente nel CMLL, allora EMLL, e sostituisce il vecchio Spectro Junior, facendo parte così della Facción Los Infernales insieme al satanico EMS1, formando così, diciamo, il terzetto che è stato più caratteristico di questa Facción. Però diciamo questo primo stint non va benissimo e quindi dopo un anno, nell'86, lascia Los Infernales per fondare un altro, diciamo, un'altra fazione interessante, ossia Los Bucaneros, insieme a Hombre Pala, Re Bucanero e una mini estrella, ossia Piratita Morgan, stable che lascia all'inizio degli anni 90. Perché? Perché certi amori fanno giri immensi ma poi ritornano. E quindi ritorna quei Los Infernales. Los Infernales con cui rimane fino verso la metà degli anni 90, quando lascia il CMLL per approdare nella AAA, rivestendo un doppio ruolo, ossia quello di wrestler ma anche quello lì di trainer. Federazione in cui rimane fino al 2009, vincendo molto, ma quello che vorrei menzionare è il Mexican National Heavyweight Championship nel 2003 contro il Zorro. Sì, quello stesso Mexican National Heavyweight Championship che ha vinto nell'83 come primo alloro e che è stato anche l'ultimo, coronando così una carriera molto interessante. Dal 2009 lascia la AAA per, diciamo, dissapori con la dirigenza e va a calcare i ring del circuito indipendente messicano, soprattutto nella IWRG, dove tutt'oggi combatte e possiamo gustare le sue gesta insieme ai propri figli e alla sua stable. Questo, diciamo, un po' O un pirata. succo del pirata Morgan. Mi ricordo quando Anzi, eravamo bambini insieme e adesso lui è diventato pirata Morgan. posso anche fare lei di vampiro il pirata Morgan. Grande, Sì. bellissimo, Il vampiro Morgan, quindi era. il vampiro Morgan, esatto. Sì, cosplay meraviglioso. Bella storia, grande piratone. Io sì, bella storia, mi sono commosso, mi ha fatto venire la pelle d'orca. Io direi che ci Ci vediamo la prossima settimana. vediamo settimana prossima. Non ricordate di mettere like al canale, commentate nella casella commenti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo. Buonanotte o buongiorno a seconda di quando ci vediamo. E grazie Leo per questa perla di saggezza. A chiudere. Buonanotte, buongiorno, come preferite per noi, quello che volete voi.